solo sul problema legalità-illegalità. Per esempio, per me in questo momento va ricostruito il rapporto anche con la cittadinanza. Nessuno di voi se n'è accorto che i casi, tra virgolette, di discriminazione anche di operatori nostri oramai esistono. Se si sale su un taxi, scusate, va via. Se si sale su un tassì o si va a parlare in una scuola, oramai siamo abbastanza etichettati. La campagna mediatica ha sortito i propri effetti e quindi mi permetto di fare due proposte importantissime. La prima, che è ritornare a spiegare alla gente cosa stiamo facendo. Io spesso invito, dove andiamo, quando faccio i nostri conti, spesso invito sempre ad andare sul sito di Ballarò e cliccare Finlandia gioco. Quello che è avvenuto in Finlandia è un esperimento bellissimo. I cittadini sanno dove vanno i soldi del gioco. I cittadini sanno che quando si inserisce un euro, addirittura c'è una pubblicità di alcuni enti statali che ti dicono proprio dove stanno andando a finire i soldi. Dico questo perché siamo andati in Abruzzo. Noi sappiamo tutti che abbiamo versato più di 800 milioni di euro e adesso leggerete a breve sui giornali. Beh, non c'è una casa in Abruzzo ricostruita con la targhetta che quei soldi arrivavano anche dal gioco. Ci sarà una procedura di infrazione dell'Europa su questo fatto, perché abbiamo messo alcuni nomi, altri no. Siamo dei fantasmi anche quando contribuiamo. Pensavo l'altra volta, siamo andati a un convegno con Confcultura dove ci raccontavano che il Louvre da solo fattura come tutti i nostri musei nazionali. Abbiamo un patrimonio artistico. L'altra volta a Firenze vedevamo che nella Basilica di Sant'Orsola, dove è seppellita la Monna Lisa, non si può più visitare perché sta crollando un tetto, così l'arsenale di Verona. Bene, è il momento di spiegare ai cittadini dove vanno i soldi del gioco per rifar pace con i cittadini. L'ultima cosa, che spero sia uno spunto per la senatrice, è questa. Sappiamo anche tutti noi che questo sviluppo selvaggio, che ci ha un pochino penalizzati a tutti quanti, c'è stata un'offerta eccessiva di gioco. Io concordo con lei, non sono uno di quelli che pensa che si debba vivere solo di gioco. C'è stata un'offerta eccessiva. C'è stata un'offerta eccessiva perché il gioco è passato sempre attraverso un canale, MEF operatori, MEF operatori, MEF operatori. Cioè, il gioco è stato sempre visto come interesse erariale, eppure abbiamo visto quest'anno la Commissione Sanità e abbiamo visto che stiamo chiamando un pochino in campo il nostro supporto allo sviluppo economico. È il momento forse che questo settore venga suddiviso equamente tra i tre ministeri che se ne occupano veramente, di quelle ricadute comunque ne siamo tutti consapevoli, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Sanità e il Ministero delle Finanze. Grazie.